In apertura questa settimana vi proponiamo il servizio di un servizio. Mi spiego meglio, la troupe KL ha seguito una troupe di Volterra impegnata a realizzare un servizio su Scampia vista al positivo. Se non è speciale questo, altro non avremmo avuto da proporvi. Ma secondo me non c'è soltanto delle cose, non ci sono soltanto delle cose negative, ma ci sono anche delle cose positive. E noi siamo venuti qua apposta per scoprirle. Voi chi? Io e il mio collega Pietro Gasparri, che è l'autore della nostra trasmissione Dispenser TV. È una trasmissione di approfondimento di cultura e costume della nostra regione, del nostro territorio in particolar modo, che tra le altre cose è un territorio un po' particolare, certo. Sì, perché è molto nascosto agli occhi dei media, mass media. Esatto. Sì. È un territorio dove non esistono televisioni, dove non esistono redazioni di quotidiani, quindi aveva bisogno di un'esposizione e di una promozione, ed è quello che stiamo facendo da 2 anni a questa parte con Dispenser TV. Qui a Napoli, in particolare a Scampia, ci siamo perché abbiamo seguito Armando Punzo, che è un regista teatrale, l'abbiamo seguito con la sua compagnia, che guarda caso è una compagnia formata da detenuti del carcere di Volterra. Stiamo parlando della compagnia della Fortezza, abbastanza famosa perché stanno facendo cultura, stanno facendo un'operazione, un progetto importante, e sono venuti a Scampia invitati proprio da un altro gruppo di ragazzi di un'altra associazione che si occupa di teatro e di cultura, per far vedere, per dimostrare come la cultura possa andare oltre quello che è il fenomeno Gomorra, ormai tutti lo chiamano così, ma in realtà è il fenomeno Camorra. Faremo appunto un servizio su Scampia, intervistando persone e professionisti, bambini, ecco. Ora però qua per questo progetto i bambini purtroppo non ci sono potuti essere perché appunto, c'erano dei problemi, si capiscono bene, insomma. Però ecco, poi tutte queste altre persone si sono fatte coinvolgere ben volentieri. Perché si chiama Dispenser TV il programma? Perché noi dispensiamo in qualche maniera di notizie. In realtà è stata un'idea, perché io sono un grande appassionato di radio, e Radio 2, anzi Radio 1, chiedo scusa, manda in onda già da molti anni un programma radiofonico che si chiama Dispenser. Mi piaceva questo nome, allora l'abbiamo battezzato, in questo caso Dispenser TV. Perché poi la trasmissione è solo una punta di un iceberg di questo progetto, che non ci piace chiamarlo il progetto Dispenser TV, ed è la seconda parte, diciamo il secondo piano di informazione, è quello internet, quello diciamo il web. Abbiamo un sito dedicato, www.dispensertv.it, dove è possibile vedere in streaming tutto il nostro lavoro, non solo quindi le puntate che vanno in onda su questa televisione regionale. Per cui anche chi non è toscano poi potrà vederle. Insomma, si vede che fate anche voi questo lavoro con passione. Sì. Certo, è alla base di questo lavoro. Alla base di tutto, perché soldi pochi. Soldi pochi, ma passione tanta. Non ci si dovrebbe lamentare dei soldi. Assolutamente. Poveri ma belli. Poveri ma belli, sì. Da sempre location preferita dal mondo cinematografico, Napoli si rende set ideale anche per i film indipendenti, come Il sogno nel casello, presto in distribuzione nelle migliori sale cinematografiche d'Italia. Film, sì, che prima di uscire già ha vinto 3 premi, mi sembra, è vero Bruno? Uno, sì, mi ha proprio colpito particolarmente perché al BAF Festival, quindi al Gustarzizio Film Festival, ed è stato un premio come migliore, mi vergogno a dirlo, vabbè, per ti vedere, migliore attore made in Italy, a fianco a me c'era come migliore attrice Anna Galiena. Quindi quando ho visto questa vicinanza alla carriera ho detto sto sognando ancora lì nel casello, e invece no. E sì, 3 premi, e speriamo che questi portino bene, perché
sì, è vero che c'è crisi, però secondo me almeno le speranze ci sono tutte. E poi buoni propositi. Il film è carino, secondo me è delizioso proprio perché è una commedia pulita. Non sono stati usati cioè, mezzucci o altro per arrivare magari a strappare risate o altro. È una commedia molto deliziosa, for family, come direbbe qualcuno. Cami Mamartini! E allora! E viene muovo, non sai c'è dove fare il caffè! Ehi! Scusi, ero distratto. Un periodo in cui i film, insomma, si fanno molto spesso col contributo dello Stato, tutte queste cose complicatissime. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere due produttori, Nicola Spina e Tonino Cappiello, che oggi non è presente, due pazzi, che ci hanno sponsorizzato, insomma, e quindi l'Arizona ha reso possibile la partecipando a me. realizzazione. Diciamo una produzione indipendente, poi i produttori che fanno tutt'altro lavoro, insomma anche per loro è stato difficile entrare in questo mondo, capire questo mondo, e poi fortunatamente abbiamo incontrato Angelo Bassi, il distributore che è lì, però vieni Angelo, che ha creduto in questo progetto e ci ha appunto ci ha Accompagnati. accompagnati. Speriamo bene. Mamma mia, papia, come sei lento! Quando avrai finito di farmi questo lato della faccia, dall'altro lato mi sarà già ricresciuta la barba. Uè, ma state nervosi oggi? No, non sto nervoso. Ho avuto una discussione con il mio inquilino semplicemente perché non mi vuole pagare l'affitto. Ma io lo fotto. Io lo fotto. Io lo devo cacciare. Quando esco di qua vado subito dall'avvocato. Così fate cornuto e mazziate. L'avvocato si prende i soldi, l'inquilino si gode la casa e lo Stato vi distingue fra carte da bolla e tasse da pagare. Gira gira il citrullo, sempre dietro all'ortolano, va a finire. Con decenza parlante. Il film è carino, bello, divertente, è un film indipendente, quindi appoggiamo. Ambasciatori a Napoli. Diciamo che naturalmente, data la vicinanza, poi Clotilde non era ancora, non c'era ancora la postazione, per lei è arrivato dopo la postazione. E chiaramente, vabbè, Mario all'epoca faceva la squadra e invece Carmen e Lucio facevano un posto al sole. È chiaro che lavorando con delle persone da tanti anni, quando c'è stima, e devo dire anche affetto, però quando c'è affetto e stima, è chiaro che c'è tutto il piacere di lavorare con queste persone. Clotilde invece, dopo che io ho fatto centinaia di provini, ho visto centinaia di persone, perché insomma è chiaro, uno cerca, io ho cercato molto il viso, cioè ho cercato di vedere nell'attore quello che io avevo immaginato quando ho scritto. E Clotilde, insomma, dopo tante persone, io dopo veramente due battute durante il provino, io proprio capì subito che era proprio la persona che io volevo, che avevo immaginato, e poi dopo aver parlato credo un'ora, un'ora e mezza, ho scoperto che abitava a 100 metri da casa mia, incredibile. Scusate, è qui la riunione di condominio? Sì, lei chi è, scusi? Io sono Silvia De Martino, sono la nuova inquilina del terzo piano. Piacere di conoscervi. Ah, la nuova inquilina, molto lieto, molto lieto. Bene, allora vado a sedermi. Poi pian piano avremo modo di conoscerci meglio, no? Ora non voglio più interrompervi. Sì, Grazie. molto lieto, si accomodi Grazie. pure. Dal film al campo di calcio, è infatti il Napoli protagonista della rivista Il Partenopeo. La cadenza del giornale mensile lo troveranno solo gli abbonati che arrivano tramite appunto la mail che è info@ilpartenopeo.it oppure attraverso Facebook dove c'è un apposito gruppo. Sono 10.000 copie, di cui quasi 5.000, 4.756 sono già gli abbonati di questo primo numero, e l'idea è quella di consegnare materialmente il giornale in questo terzo tempo, che è una serata come quella di stasera, dove gli abbonati
avvocati si incontrano direttamente con i personaggi che sono sul giornale. In realtà cosa differenzia questo giornale dagli altri? I contenuti, cioè mentre gli altri giornali sono molto tecnici, sono fatti molto di numeri, perché oggi il calcio è fatto essenzialmente di schemi, noi cerchiamo di riportare nel calcio un'idea dello sport. D'altro canto il terzo tempo è appunto una cosa molto sportiva, si fa nel rugby ed è una festa alla quale partecipano le due squadre che se ne sono date di santa ragione in campo, ma poi sportivamente si riconciliano in nome dello sport. Quanto costa l'abbonamento? 15 euro all'anno. Nelle serate come questa, del terzo tempo, 10. In cerca d'autore erano invece i rifiuti riciclati a Salerno. Vediamo il servizio. Questa sera noi siamo qua per celebrare il primo premio nazionale di pittura e design, rifiuti in cerca d'autore. Circa 150 partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Siamo veramente carichi di entusiasmo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, tutti coloro che ci hanno aiutato in qualche modo, ringrazio il sindaco innanzitutto perché ci ha dato una struttura bellissima. Per me è importante questa iniziativa perché il messaggio che viene dato è una volta tanto è che il rifiuto è una risorsa e questa volta viene fatto in chiave artistica ed è tra l'altro in perfetta sintonia con quello che sta facendo l'amministrazione. E il nostro progetto, che è molto ambizioso, puntiamo a raggiungere percentuali elevate e quindi di poter dare un contributo effettivo alla salvaguardia dell'ambiente e soprattutto a lasciare questo nostro pianeta alle future generazioni. È una bellissima serata soprattutto per chi come me è stato costretto in questi anni, forse più di chiunque altro in questa regione, a inseguire giornalisti italiani e stranieri, a raccontare questa crisi, l'emergenza, per così dire, la crisi dei rifiuti. E ogni volta ho cercato di lanciare anche degli elementi di speranza, di fiducia, raccontando pure le cose che funzionano, hanno funzionato in questa regione. Alla presenza del Ministro dell'Ambiente parleremo della città di Salerno come città capofila, come capacità, grande città capace di invertire la tendenza. Da un prodotto ricaviamo dei manufatti, che siamo molto orientati verso la ricerca, verso lo sviluppo, e l'idea di mettere insieme arte per discutere dei rifiuti in qualche modo era una cosa particolarmente interessante. Ho trovato in loro un grandissimo entusiasmo e quindi gli sono vicino adesso, gli sono vicino in seguito in un'eventuale altre loro iniziative. Io vivo a Londra da 18 anni, ma sono pestano doc, e a Londra ho una galleria di design e arte che si chiama Fumi, è un progetto nuovo in una zona emergente nuova di Londra e lavoriamo con designer giovanissimi, uniti da questa voglia di ricercare materiali e processi diversi, inusuali, ed è questa esattamente la stessa cosa che ho trovato qui a Salerno. Le mie porte, le porte della mia galleria saranno sempre aperte per questa manifestazione, io sono sicuro che ce ne saranno molti altri di manifestazioni del genere. Olga e Geppino hanno fatto un lavoro stupendo e quindi un grande applauso a voi e agli artisti. Grazie. Io sono, mi ritengo un giovane critico e un giovane curatore in Campania che sta lottando per l'arte meridionale, per l'arte campana e per quello che questa regione ha sempre saputo esprimere in 2000 e più anni di storia. Non è una retorica, perché noi abbiamo qua tante operatività artistiche che passano purtroppo inosservate nella maggior parte dei casi, e queste sono occasioni in cui tantissimi artisti riescono a mettersi in evidenza laddove, ecco, questo insieme di manifestazioni, di mostre, di presenze istituzionali, di presenze del settore riescono anche a far capire a tutti, cioè a tutti gli intervenuti che normalmente non si occupano esclusivamente d'arte, che noi in Campania, oltre ad avere delle eccellenze nella tecnologia in tanti settori, abbiamo delle grandissime eccellenze anche nell'arte. And the winner is Olga, tocca a te. Mi è capitata la sezione design, vince il primo premio della sezione design l'artista Camillo Fiore. Com'è Camillo Fiore? Venga qui. Si ponga al pubblico di video, complimenti. Un piacere, sì. Consegnato il primo premio a Antonio De Chiara.
E siamo giunti a conclusione anche di questa puntata che vi ricordo potrete vedere tutte le volte che volete, quando volete, dovunque voi siate, attraverso il sito www.kpl.net, dove potete proporre anche le vostre notizie in maniera del tutto autonoma attraverso la home page. Farlo è come inviare una email, quindi semplicissimo, non serve neanche la registrazione. Vi aspetto per la prossima settimana.